ragazzi, bentornati a un nuovo video. Nel video di oggi vi mostro tre ricette di tre colazioni ispirate all'autunno che sono perfette anche da preparare la sera prima e da portare quindi con sé al mattino a scuola, lavoro o università nel caso in cui non si abbia tempo. La prima colazione che vi mostrerò l'ho vista spesso ultimamente su internet e prende il nome di burcia. Uso un barattolo più grande in modo tale da avere pronta la colazione per più mattine e mi aiuto con i misurini americani dell'IKEA. Siccome era la prima volta che la facevo, ho un po' sperimentato con le dosi, ma in descrizione potete trovare tutti gli ingredienti e le dosi esatte. Metto semi di chia, semi di zucca, semi di girasole, quinoa soffiata, scaglie di cocco, praline di cioccolato, bacche di goji, polvere di maca, polvere di semi di canapa e riso soffiato, magari evitando di fare il casino che ho fatto io. Chiudo il barattolo e shakerò bene. La cosa bella di questa ricetta è che potete usare tutti i semini e le polveri che più vi piacciono. Potete ad esempio aggiungerci frutta disidratata, avena, uvetta passa, insomma quello che più vi piace. E la sera quello che faccio è mettere una cappa e mezzo, due, di composto in una ciotola o in un barattolo, nel caso in cui doveste portarlo in giro con voi, insieme a una cappa di latte e due o tre cucchiai di yogurt. Copro il composto e metto in frigo. Potreste mangiare questa colazione anche subito appena l'avete preparata, solo che lasciare i semi a bagno per una notte permette di attivarli, cioè aiuta a rompere alcuni acidi e inibisce gli enzimi che il corpo farebbe fatica ad assorbire. In poche parole, questa colazione è perfetta per avere la pancia piatta, proprio perché questi semini bagnati saziano per tantissimo tempo e sono ricchissimi di proprietà. Come potete vedere, aggiungo un po' di frutta fresca, in questo caso metto semplicemente qualche pezzettino di mela e frutti di bosco, e il mio burcia è pronto per essere pappato. La seconda colazione già ve l'ho mostrata qualche volta e vi piace tantissimo e si tratta dell'overnight oatmeal, ma stavolta in versione autunnale perché userò la zucca per farlo. Dato che qua è difficile trovare il purè di zucca, quello che faccio è praticamente prendere della zucca cotta e frullarla con il frullatore a immersione fino ad ottenere una vera e propria consistenza di purè. A questo punto in un barattolo vado a mettere una cup di due tipi di avena differenti, ma voi potete usare quella che più vi piace, semi di chia, un po' di cannella, un po' di zenzero, un pizzico di noce moscata e un cucchiaio o due di purè di zucca. Una cup di latte. E per addolcire sciroppo d'agave, sciroppo d'acero o anche un dattero se vi piace. Mescolo bene il tutto, chiudo il composto e metto in frigo. La mattina dopo dovete semplicemente toglierlo dal frigo e o mangiarlo così oppure, come piace a me, aggiungerci qualche altro topping, come ad esempio una mela renetta che adesso è di stagione e mi piace moltissimo, e dello yogurt. E tutto qua, anche la mia seconda colazione è pronta. La terza ricetta invece riguarda i muesli o granola. In una teglia da forno vado a mettere 2 cup di avena, quella che vi piace di più, 2 cup di riso soffiato e mi sbizzarrisco con le spezie e i semini. Metto semi di zucca, semi di lino, semi di girasole, cannella, zenzero e sciroppo d'agave. Mescolo il tutto per bene e in forno. A fine cottura aggiungo uvetta passa e bacche di goji. E i miei facilissimi muesli sono pronti. Li conservo in un barattolo in modo tale da averli pronti la mattina e questi adoro mangiarli insieme allo yogurt o al latte. Di solito infatti preparo una bella ciotola di yogurt e frutta fresca, in questo caso frutti di bosco, mele e banane. Vi aggiungo i miei muesli e poi un goccio di latte di soia per rendere il tutto ancora più cremoso e avvolgente. Quindi questo era tutto per il video di oggi, io spero tantissimo che queste ricette vi siano piaciute, mi raccomando taggatemi su Instagram nel caso in cui riproducete qualcuna di queste ricette, fatemi sapere se vi piacciono, iscrivetevi al canale per continuare a vedere video del genere, mettete mi piace, commentate, sono curiosissima di sapere che cosa ne pensate. Io vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo molto presto con un nuovo video, ciao ciao!